Il commento del giorno è di Leo Benny. Sveglia alle 10, monta, pausa pranzo con cibi ipocalorici, monta, snack salutare per il fisico palestrato, andare a correre per mantenere la resistenza, tornare a casa, cenare, riguardare il montato. Bene, praticamente la tua vita raccontata così è come quella di un porno attore. Buongiorno gente, mi vedete un po' affannato perché sono veramente tanto in ritardo. È stata una mattinata impegnativa perché ho dovuto montare, pubblicare, caricare video miei di Space Valley, tutti troppi, non so come ho fatto, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso sto andando a portare la mia macchina a casa di Cesare, tra poco vi spiego perché. Allora ragazzi, la situazione è che tra mezz'ora mi inizia un laboratorio obbligatorio con l'università a cui devo assolutamente andare, e adesso sto andando in ufficio da mio padre, dove c'è mia zia, perché anche lei lavora con mio padre, che mi deve dare delle chiavi per una casa, perché oggi si parte. Partiamo con vari amici che vedrete tra poco, ma probabilmente sono già spoilerati nella miniatura del video. Andiamo in Trentino Alto Adige, più precisamente a Vipiteno, e da lì poi ci sposteremo e andremo in Germania. Il laboratorio è tipo là in fondo, giù per una strada lontana, e ci metterò sicuramente molto più di mezz'ora ad andare in ufficio e a tornare. Arriverò là in ritardo, mi bocceranno, perderò l'anno. Evviva! Inizio a correre. Sì. Che carina, la zia mia ha fatto una bustina personalizzata. Purtroppo non stiamo andando su a sciare, ma apprezzo il gesto. Grazie zia. Qui dentro ci sono le chiavi della casa. Me le metto in tasca. Di base, in teoria, dovevamo partire per l'Alto Adige, per Vipiteno, ieri. E avere quindi un giorno in più intero da goderci su e far dei giri in più. Per esempio andare a Innsbruck era una delle idee. Però ho scoperto, e qui sono scemo io perché era lì da un bel po' di tempo, di avere questo laboratorio con l'università che sto andando a fare, che dura dalle 3 alle 7, tutti i giovedì. Facciamo soltanto un giorno pieno su. Partiamo stasera subito dopo. Stiamo su tutto domani. Andiamo in un posto in Germania che deve essere una figata, e torniamo sabato mattina, primo pomeriggio. Il laboratorio che vado a fare oggi è di linguaggio e comunicazione, giornalismo, ufficio stampa. Non so esattamente che cosa sia, lo scopriremo a breve, se ci arrivo in tempo, perché è un po' tardi, giusto un pochino. Arrivo! Ci sono quasi. Non so come, però se guardate l'orario potrete capire con gioia se lo mette a fuoco o non lo mette a fuoco. Sono arrivato brutalmente in orario. Ma dove cazzo è st'aula? Cazzo. Laboratorio finito, 4 ore passate, ce l'abbiamo fatta, quindi è a posto. Adesso vado in una piazza qui di fianco che mi passano a prendere Cesare e Tonno con la mia macchina che ho lasciato prima a casa di Cesare, perché dato che dobbiamo partire così tardi e non c'è tempo e vogliamo cercare di arrivare il prima possibile a Vipiteno, invece di tornare dall'altra parte di Bologna, prendere la mia macchina, andare a prendere tutti e partire, ho lasciato le mie chiavi a casa di Cesare. Sta venendo con la mia macchina a raccattarmi insieme a Tonno. E partiamo diretti da qua. Infatti questo qua può ingannare, ma oddio, cado. Non è lo zaino per il laboratorio, per andare all'università, ma è la valigia per star via questi giorni. Eccoli, sono già qua. Per fortuna, perché sennò devo prendere freddo. Ciao Ega. Bella. Ciao. Bella. E vado io davanti. Senti tu. Guardate che immagine ho di Nelson sul cellulare. Ciupa ciupa Nello, ciupa ciupa. Oh, si parte. Grazie per essere sto stato scrivendo, dietro. Sto scrivendo a Balini. Sto scrivendo. Hai spoilerato chi è che è con noi via, non l'avevo detto. Bippa. A Vipiteno ci aspetta, è già là e non so quando arriviamo, non so se arriviamo, ma lui è già là, e Nicolo Balini H Human Safari. Hai sonno? Sì, infatti però, guidi io? No, a un certo punto ci fermiamo per mangiare. Certo, io non ho neanche pranzato. Okay. E poi se vuoi ti do il cambio alla guida. Tonno no, Tonno ha la patente ma non. Perché non posso guidare? Che hai tamponato no, qualcuno. No, 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 l'ho toccato. Toccato. Pausa autogrill per rifocillarci, far la pipì e soprattutto dare il cambio alla guida a Cesare, perché faceva così e si sta addormentando. Tu l'hai avuto sul vomitino. Comunque vorrei far notare che mentre io affronto la neve con queste scarpe, loro li affrontano con Vans numero 1 e Vans numero 2. Siete due cretini, no, ragazzi. Non sono di Kevlar le mie. Prego. Guardate Cesare far la pipì. Io e il Tone ci prendiamo delle schifezze in uscita, perché la roba che hanno qua al self-service dell'autogrill è un po' triste e costa un sacco. Cesare invece è passato al lato scuro, sì, con un'insalata pagata un rene e mezzo. Sì, ma vogliamo parlare del pane che stavo facendo col doppio, lo estraggo e... Era brutto. Ma poi hai pagato quel pane?
Durissimo. Cosa prendiamo? Ovvio. Io sono più per il dolce. Voilà. Andiamo. Cacca di mucca. Cioè, sempre odore di cacca di mucca nell'autogrill. Ma cosa hai preso? Ho preso i tarallini con la cipolla. Ah, me ne dai un po'. E sì, e le Pringles. Pringles anch'io. Cosa sono quelle? Ah, quelle hot spicy. Sì. E dato che adesso devo guidare io perché Cesare non vuole più, Red Bullina tattica. Ripartiamo. Devo far vedere il paesaggio, non si vede. Buio. Più. Mi ero preoccupato, zio. Dai, ditemi quando arrivate. Dovrebbe mancare un'oretta. Trovata la casa, addirittura ha trovato il garage, quindi. Ciao Nick! La videocamera è così freddo che non mette a fuoco. Zitti tutti, raga. Zitti tutti un secondo. Zitti, zitti, raga, devo salutare Nelson per il video. Ciao patato! Ciao! Ciao, piacere. Ciao. Allora, quando tu mi hai scritto che avevate fatto l'incidente, io sono andato a riguardare lì Instagram stories che avevi fatto per vedere se, se avevi filmato qualcosa. Perché Tonno, no, Cesare ha scritto sul gruppo WhatsApp che avevamo fatto un incidente e Tonno stava sanguinando. Ma io ho visto che Tonno però era seduto dietro. E ho detto, ma se era seduto dietro, ma fai? Schiacciato. Gran movida Vipiteno la sera. È deserto, raga, però è bellissimo. Domani dobbiamo farci un giro. Allora ragazzi, siamo appena entrati in casa e siamo rimasti un po' sconvolti perché è bella. Cioè, io non sono mai venuto qua in 15 anni che l'hanno comprata. C'è un video ed tipo è bella. Esatto. Dai, ti filmo io, ti presento. Nelson, fai cagare. Ciao, io sono Nelson e questa è la mia casa. Prego, venite. Entrati nel salotto. No, questo è un disimpegno di ingresso. Possiamo notare subito sulla destra un bagno rachitico. Guardate che bello. Ci stanno solo le gambe. Questi sono dei tipici lavandini, dove ci vai davanti, li apri a massima potenza. No, non mi ha schizzato il pene, di solito questi lavandini ti schizzano il pene. Bello. Bello. C'è il tuo taglio di capelli osceno. No, Madonna, sembri proprio un ananas, zio. Vorrei chiederti, dov'è il bagno? Ce ne sono due, guarda, c'è questo qua e c'è questo qua. Vieni, questa è la mia cucina, c'è il balcone. Puoi servire fantastici cocktail. Che bello, è tipo il sogno di ogni... È vero, zio! Inquadrami per favore. Anni e anni di esercitazioni per fare questo. Raga, io spero che a questo punto abbiate già chiuso il video perché guarda, mi sento un po' in colpa di essere complice di questa cagata. Apri l'armadio. In realtà è una stanza dove puoi nascondere le persone che rapisci. Che sballo. Ragazzi, lasciate un like che lo aiuta veramente tanto. Lo aiuta davvero tanto. Ma quello è Capitan Ventosa. Sì, sono proprio io. Magari questo è stato in un cesso prima. Che schifo. Raga, disiscrivetevi. Disiscrivetevi. Madonna, è bruttissimo. Che cosa stai facendo? Messi guanti. Che cazzo. Bravo. Nick, mi raccoglieresti quel nutellino per terra? Grazie. Prometti che non la metti in copertina. Che schifo. Questa è una scorra potentissima. Che schifo. Allora, se ti metti sul fianco sinistro mi sono messo così di prova. Ciao mo. Notte. Buonanotte. Devo testare il nuovo sacco pelo. Non l'ho ancora provato. Devo solo... Non va bene, io tanto indietro, capito? Guardalo. La salma. Io dormo qua, Regaz qua. Buonanotte, Regaz. Notte. Il video finisce qua. Purtroppo non c'è il wifi e non prende neanche la connessione internet del cellulare perché il piano era usare il routerino di wifi illimitato che si connette alla rete di Wind di Nicolò che aveva portato apposta per farmi caricare il vlog, ma non prende neanche il telefono. Grazie per aver guardato questo vlog, ci vediamo domani con un nuovo video direttamente dall'Alto Adige barra Germania perché domani andiamo in Germania a vedere un castello, il castello per eccellenza Disney. Il Marco di vedrete Dio, che cos'è. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi sui social che trovate in descrizione e mettete like perché se non arriviamo a 2000 like, se non arriviamo a 2000 like vi spadello l'anale. Ecco. No, ma cos'è? Non è possibile. Dillo. 2000 like, se no aspetta.
Vie viscero le viscere delle budella del sederino. Ecco, fate i bravi.